Problema. Stappatura difficile. Questo problema può essere originato dal tappo, dalla bottiglia, dalla tappatura e dall'immagazzinamento. Quando l'origine del problema è il tappo, le cause possono essere attribuite a densità troppo elevata. Occorre verificare preventivamente la massa volumica apparente del tappo. Diametro superiore all'accettabilità prevista in rapporto al valore nominale. Eseguire preventivamente il controllo dimensionale sui tappi. Diametro elevato in rapporto al diametro e al profilo interno del collo della bottiglia. Identificare preventivamente le dimensioni ottimali del tappo in funzione del diametro e del profilo interno del collo della bottiglia. Scelta inadeguata del lubrificante o dose insufficiente. Verificare preventivamente lo stato della lubrificazione valutando la forza di estrazione. Quando l'origine del problema è la bottiglia, le cause possono essere attribuite a profilo interno del collo non conforme, esempio raso bocca uncino, o non adeguato all'utilizzo. Occorre controllare preventivamente il profilo interno del collo delle bottiglie. Presenza all'interno del collo di prodotti antigraffio. Effettuare controllo preventivo di difettosità diffusa mediante test di imbottigliamento. Quando l'origine del problema è la tappatura, le cause possono essere attribuite a eccessivo affondamento del tappo a fungo. Verificare che il tappo sia inserito non oltre 24 mm dopo la gabbiettatura con un millimetro di tolleranza. Pressione del vino non idonea. Verificare la pressione del vino alla tappatura. Se è corretta, può essersi verificata una successiva perdita di pressione. Vedere il problema perdita della sovrappressione interna. Pastorizzazione del vino in bottiglia o imbottigliamento a caldo. Occorre informare il fornitore di tappi del processo di trattamento delle bottiglie. Quando l'origine del problema è l'immagazzinamento, la causa può essere attribuita alla conservazione non idonea dei tappi. Occorre verificare le condizioni e la durata di conservazione dei tappi.